tanti ritornelli. Buongiorno amici, buongiorno. Good morning. Good morning. Good morning. Gormandiate di salsicce. Già diventato Wuster. Tedesco. Fuster con Krauten. Ma proprio un tedesco molto poi... Molto buona. Sembra proprio lui, ecco, sembra lui proprio. Il tedesco lui, per eccellenza, lui. Ecco. Va bene, buongiorno a tutti. Noi in questo momento, fisicamente, anche se voi ci vedete in casa vostra, in televisione, ci troviamo ormai a Berlino. Siamo arrivati a Berlino. Ci prepariamo perché domani ci sarà la grande notte delle stelle. Per il Festival del Cinema di Berlino, quindi Premio poi Bacco vi faremo vedere tutto perché poi faremo delle interviste, la Paola farà le interviste agli attori, alle attrici, a tutte le persone, personaggi importanti. Pensate, una cena di gala con più di 1000 persone, con una cosa straordinaria, con un palco immenso, insomma, vabbè. Poi vi racconteremo tutto. Ma intanto... Questo non è tedesco, però noi ci troviamo puntuali e sono le sette. Sono le sette. Ha detto questo, Franco Pagutti. Questo l'ha detto Franco Pagutti. Eh sì, e noi ci crediamo. Alle sette, Franco Pagutti e l'orchestra. Stasera alle sette ritorno da te. Tu apri le braccia ed il cuore perché si è spunta la luna. Ci porta fortuna. Sera alle sette da te io verrò, con tutto l'amore più grande che ho, a farti felice, ci proverò. Ti troverò così, con quello sguardo da bambina, che ogni giorno m'ama più di prima. Non dare retta a chi ci ha fatto separare, a terra prima o poi dovrà strisciare. Ritornerò a casa mia quando alle sette è l'ora dell'Ave Maria e sentirò quella campana che nel tramonto rosa lieta suonerà. Boss dediche, vediamo un po' chi ci scrive e per cosa dobbiamo agire oggi in nome oggi di chi. Arriva in una nome bella di mail in nome di Moreno e Beatrice di San Benedetto del Tronto. Ciao Luciano. Che bello, San Benedetto del Tronto, bello. Quando passa in TV la tua famosa canzone Se non ti avessi ti inventerei, che noi amiamo tanto, dici sempre che questa canzone è stata incisa in varie lingue. Ci farebbe piacere ascoltarne una, se ne hai il video. Grazie Luciano, ci vediamo presto, baci e abbracci, Moreno e Beatrice. Ma che bello! La nostra redazione propone chiaramente If You, l'unico video in questa versione in inglese. Perché cioè, è stata incisa anche in altre lingue, ma probabilmente l'unico video è proprio questo in inglese, anche con un arrangiamento molto particolare. Cioè, sì, più soft. Ma quindi, che bello, per Moreno, grazie di avermela chiesta, perché probabilmente questo video io non me lo ricordo neanche quando è stato fatto. È veramente... del 97, te lo dico io. Vabbè, sì, del 97. Quindi, vabbè, andiamo con Se non ti avessi ti inventerei, versione inglese, If You.
Anzi, volevo dire, jukebox dediche. La mia sposa, arriva Joselito con la sua, la sua sposa. Vai Joselito, alla grande.
La canzoncina del Fagioni, chissà se oggi farà una canzoncina in tedesco. In tedesco, sì, ma? Per omaggiare noi di sicuro. La deve inventare quella in tedesco. È della tradizione popolare. Una canzoncina. Così, Enrico, non lo ascoltare, fai le tue belle. Enrico Fagioni, alla grande. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Quando vi capita, ascoltate le canzoncine. Cantate, che fa bene cantare. Cantare con allegria. Del tipo, ma dove vai se la banana non ce l'hai, bella vaiana, attaccati a sta banana, ma dove vai se la banana non ce l'hai, vieni con me, te la farò vedere. Vengo con te, me la farai vedere. L'unico frutto dell'amor è la banana, è la banana. L'unico frutto dell'amor è la banana del mio cuore. Si va avanti con le banane? Banane, lamponi. Stasera con te io sono il tuo amore, sei solo per te. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Ciao. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Aiò! Aiò! Evviva la Sardegna! Evviva la Sardegna! Noi abbiamo tanti fan in Sardegna, siamo felicissimi perché la Sardegna è un posto, è un'isola meravigliosa. Vero. Che poi non è un'isola, perché quando uno si è in Sardegna, è immensa la Sardegna, non è che è un'isoletta, è proprio immensa la Sardegna, sembra quasi un altro continente, veramente grandioso. Bella, la Sardegna ci piace e ci piacciono i quattro mori che ci fanno ascoltare. Aiò! Aiò, aiò, aiò! I love food.
andiamo a intervistare l'artista di oggi e così facciamo partire la sigla di Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Michele Crementucci, sono felicissimo di ospitarvi. Grazie. Ragazzi, piacere a Ritornelli nostro. E se possiamo con la nostra, con il nostro programma anche di farvi crescere piano piano, perché grazie, siete dei grazie. Ragazzi giovani e pieni di voglia di fare. Grazie, tra l'altro molto grazie bravi, per tutto. molto bravi, sono felicissimo veramente di ospitarvi. Devo dire che è un'orchestra giovane, un'orchestra sì. che però si sta affermando piano piano un po' in tutta Italia, anche sì, sì. grazie alle edizioni musicali Bagutti che ci ha presentato. Esatto. Meno male, è stato una fortuna. Una bella cosa, grande amico Franco e soprattutto grandissimo amico anche Ivan Marchini, che è l'artefice di tutto ciò. Esatto. Allora, io sono venuto, normalmente queste interviste le fa sempre interamente la Paola, però sono venuto perché due ragazzi giovani così che fanno questo mestiere hanno bisogno di, come dire, di un qualcosa in più, perché magari, come dire, non si finisce mai di imparare, assolutamente. Ma quando siamo giovani c'è ancora di più da è vero. E loro lo sanno, quindi è già un passo avanti. La domanda era al batterista, sì. batterista cantante. Ecco, capisci. Ecco. Quando io ero piccolino, cioè, non è che sia cresciuto un granché, per gli anni sì, ero anch'io un batterista cantante, ho iniziato con il mio primo gruppo e quindi, però noi facevamo prevalentemente musica rock, era tutto, cioè, bello. Primi in classifica in Argentina per tanto tempo, con io alla batteria. Certo. Proprio ultimamente è passato anche un video, proprio che c'era un filmato di... D'epoca, diciamo. A 17 anni. Ma quando tu arrivi, per esempio, a un certo punto che suoni la batteria, sì. tra l'altro ho sentito dire in qualche intervista che sei anche geometra, quindi già, sei quadratissimo. Sì. Oh, che bella battuta, è stupenda, questa la segniamo, la puntiamo, la sai però, l'ultima. Però, voglio dire, quando tu arrivi a cantare, cioè... canti magari delle canzoni melodiche, quindi sì. non è poi così complicato. Esatto. Ma esatto. se canti qualcosa su... qui andiamo nel tecnico, qualcosa un bisogna un essere... C'è. Un po' di difficoltà c'è, sì. Però sì. con la costanza, la passione, l'impegno, sì. si riesce a far tutto. Ecco. Canti con un microfono davanti sì, oppure con un microfono. Con un microfono. Sì, metti il microfono. Come una volta, no? Tradizionalmente. Come facevo io. Già. Che bello. Non vedo l'ora di venirvi ad ascoltare. Sì, molto piacere. Sicuramente lo farà il nostro pubblico da casa. La domanda invece, la domanda che volevo fare a Michele Crementucci era proprio che tipo di fisarmonicista ti senti? Ho già sentito nelle interviste precedenti che il tuo idolo era... Sì, io sono cresciuto con i CD di Castellina. Di Castellina, quindi sei un po' più tranquillo, non sei proprio sì. di quelli... È un virtuosismo tranquillo, sembra. Anche tranquillo, virtuoso. Mica tanto. La calma apparente. Ogni tanto bisogna dargli giù. Volevo dire a Luciano sì. che, non so se hai sentito, che sono in quattro nel gruppo, e non sono quattro uomini, ma hanno due ragazze nel gruppo, e una è una sassofonista. Toscana. Andremo a vederle presto, no? Ma subito. Beh, la prima occasione, ma sicuramente poi verranno anche delle belle serate, a parte verremo senza che noi facciamo tanti chilometri, certo, magari certo, venite voi da come noi, no. certo. volete in Toscana che vi sono felicissimo di avervi conosciuto e sono felicissimo di ospitarvi a Ritornelli, perché siete anche dei, conoscendoci da poco, ma però a pelle si vede che siete dei ragazzi in gamba. Grazie di essere con noi. Grazie a voi, Michele grazie Crementucci. Luca Crementucci. E Luca Crementucci sono due fratelli straordinari di questa bella orchestra che sicuramente crescerà. Cioè, e avrà tempo tutto. Per crescere. Farà tanta strada. Vi aspettiamo okay. in Toscana presto. Comunque. Vabbè, grazie ragazzi. Grazie, 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 grazie. Grazie. Buona fortuna. Grazie. Parlando di arrangiamenti di canzoni indimenticabili, per esempio una di queste indimenticabili qual è? È appunto Guarda che luna. Grande Fred Buscaglione, una delle canzoni meno spiritose di Fred Buscaglione, sì. devo dire, è una canzone seria, l'amore è bella, sì, e tra l'altro noi l'abbiamo arrangiata diversi anni fa ed è stato veramente un grande successo. Anche la parte inedita che è piaciuta La parte inedita, tra l'altro, che canta Paolo è molto bella, quindi andiamo a seguire e a vedere tutti insieme Guarda che luna, guarda, da Luciano Nelli per voi. Thank you.
ed ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare. Guarda la luna che splende lassù, guarda che mare, una tavola blu, in una notte che non potrò scordare. Sei innamorato, sei ancora di me, col desiderio che c'è sempre in te. Dammi l'amore che hai, non parlare. Son solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, che ciao, con questo amici. Vi salutiamo, ciao a tutti e grazie di essere stati con noi stasera. E noi siamo a Berlino però. Certo, ma vi pensiamo. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, ci vediamo domani. Ciao, 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 ciao. Quanti ritornelli